ragazzi, bentornati sul nostro canale YouTube Motorbuy. Oggi sono qua per raccontarvi la nostra prima grande avventura overland che abbiamo fatto con la nostra moto, il nostro viaggio in Sud America. Questo, ragazzi, è un viaggio che a me particolarmente è rimasto nel cuore, proprio perché è stata la prima vera avventura, la nostra prima spedizione, la nostra prima volta su tante cose. E quindi, ragazzi, non si scorda, è un viaggio che me lo riporterò nel cuore per tutta la vita, e vi dico la verità, spero anche di tornarci in futuro. In questo viaggio siamo stati legati particolarmente dal fattore tempo, vale a dire che se avete visto il nostro ultimo video su come facciamo a viaggiare, come ci manteniamo in viaggio, vi lascio il link qua sopra, avrete capito che noi viaggiamo principalmente in una stagione invernale. Siamo partiti per questo viaggio a gennaio e dovevamo riessere a casa per, diciamo, la metà di marzo, quindi avevamo questi 2 mesi e mezzo che sembrano tanti, ma vi assicuro che per un viaggio del genere non lo sono. Questo era il tempo a nostra disposizione proprio perché abbiamo aspettato che Valentina finisse il suo percorso universitario, che quell'anno lì è terminato a dicembre, e subito a gennaio siamo partiti per questo fantastico viaggio, un po' anche, ragazzi, come regalo di laurea per Valentina, insomma, che non è male come regalo. Questo, ragazzi, è stato l'unico viaggio che abbiamo condiviso con altre persone. Voglio aprire una piccola parentesi e vi dico, io lo sconsiglio vivamente, perché in un viaggio del genere ci possono essere molte esigenze che una persona ha e che possono non andare bene ad un'altra persona. Quindi vi dico la verità, o partite con il vostro migliore amico e forse anche lì qualche, diciamo, battibecco ci può essere, o se no, ragazzi, è veramente complicato, almeno per quanto riguarda noi, condividere un viaggio del genere con altri viaggiatori. Questa scelta, ragazzi, è stata fatta principalmente perché, come vi ho detto, era la prima volta, e quindi, ragazzi, mettetevi un po' nei nostri panni. Eravamo, diciamo, anche un po' spaventati di andare a affrontare un viaggio del genere completamente da soli. Fatta, diciamo, questa breve introduzione, vi mando subito al nostro primo video. Qua, ragazzi, le immagini saranno quelle che sono. Ho dovuto, diciamo, riscavare nei nostri ricordi. Al tempo, ovviamente, noi non filmavamo per fare questi tipi di video, avevamo una GoPro un po' vecchiotta, e quindi, diciamo, ho cercato di fare del mio meglio e spero che vi piaccia. Nei primi giorni di novembre del 2016 che ci imbattiamo nella prima spedizione della nostra vita. Data la poca esperienza, l'ansia di separarci dalla moto è parecchia, ma fortunatamente non siamo i soli. Infatti, condividiamo la spedizione con altri 3 viaggiatori che, come noi, sono alle prime armi. Questo ovviamente ci permette anche di ammortizzare i costi. Una volta lasciate le moto nel container, ci assicuriamo che siano fissate bene, dopodiché, 2 mesi prima della nostra partenza, auguriamo buon viaggio alla nostra compagna, pronta ad affrontare la sua prima traversata oceanica verso Lima. L'8 gennaio del 2017 tocca a noi. Raggiungiamo Milano, dove ci aspetta un aereo in direzione Lima. Una volta arrivati in Perù, veniamo accolti da Padre Pachi, un parroco a capo di una scuola locale con cui siamo entrati in contatto mesi prima, grazie all'aiuto di un caro amico. Pachi ci ospita nella scuola per quasi una settimana e ci presenta un suo collaboratore, Cesar, che gentilmente si offre di aiutarci nel recuperare le nostre moto. Ragazzi, questa è la situazione, è un casino, abbiamo 90 minuti per poter tornare al porto, stiamo volando per la strada, tutto grazie a Cesar. Saluta l'Italia, Cesar. Io subito. Subito.
E quindi adesso è tutto gas dal notaio e poi via al porto, 90 minuti. Dopo l'intero giorno trascorso negli uffici doganali, vedere il container integro davanti ai nostri occhi non ci sembra vero. Anche l'apertura, però, non si rivela un'operazione semplice. Comincia a fare buio e la zona portuale sembra poco sicura. Ma con l'aiuto di Cesar riusciamo a trovare un'area recintata dove poter aprire il container in tutta tranquillità. E ancora increduli, ritiriamo finalmente le moto. Iniziamo così a entrare in contatto con la cultura peruviana e di certo non ci facciamo mancare il famoso ceviche, un piatto di pesce marinato condito con cipolla e lime. Lima, la vera avventura ha inizio. Poggiamo le ruote sulla celebre Panamericana, la strada che collega l'Alaska con Ushuaia, uno degli obiettivi del nostro viaggio. La prima tappa è l'oasi di Huacachina, completamente immersa nel deserto che a tratti costeggia la Panamericana. Decidiamo di noleggiare un 4x4 per concederci un po' di adrenalina tra le dune. Prima notte di viaggio la trascorriamo a Nazca, di cui ammiriamo le oltre 13.000 linee che formano gli oltre 800 disegni raffiguranti i profili stilizzati di alcuni degli animali comuni in quest'area. Si tratta di linee tracciate oltre 2.000 anni fa dalla civiltà Nazca, la popolazione che allora abitava questa zona. La nostra prossima meta è Cusco, sulle Ande peruviane. Dopo una colazione a base di mate de coca, la celebre bevanda sudamericana, abbandoniamo la Panamericana alla volta di una strada che, curva dopo curva, ci porta in poche ore dai 500 agli oltre 4.500 metri di altezza. La crescente altitudine, raggiunta in poco tempo, porta a una rapida mancanza di ossigeno, che provoca malessere e forte mal di testa, fino ad una parziale perdita dei sensi, come accade a me. Decidiamo infatti di trascorrere la notte ad altitudini inferiori per ridurre i fastidi fisici. La strada prosegue fino alla cittadina di Chalhuanca, che si trova sotto i 3.000 metri, dove passiamo la notte senza gravi ripercussioni. Il
giorno seguente continuiamo sulla stessa strada. Il nostro fisico sembra essersi ormai abituato alle continue variazioni di altitudine delle Ande, che in questa tratta oscillano tra i 3.000 e i 4.500 metri. Nel pomeriggio arriviamo nella città di Cusco, dove sosteremo qualche giorno. Da Cusco ci sono due opzioni per raggiungere Machu Picchu: a piedi in circa 7 giorni o in treno in qualche ora. Noi optiamo per il treno, la soluzione più semplice e rapida dato che siamo nella stagione delle piogge e il tempo a nostra disposizione non è molto. Ciao amici! Benvenuti a Machu Picchu! Ebbene sì ragazzi, Motorbike ce l'ha fatta anche stavolta. Dopo aver visitato un po' il Perù in qua e in là, siamo arrivati finalmente a questo meraviglioso sito. Un posto veramente magico che ti lascia senza parole. Sì, e mistico. Mistico, sì, veramente. Mistico. Perché oltre al sito, guardate un po' intorno, anche qua è bellissimo. Guardate che paesaggio fantastico, oserei dire. E siamo stati anche fortunati oggi perché qua è la stagione delle piogge e noi non abbiamo beccato la pioggia. Non sta piovendo e non è neanche freddo, si sta molto bene. Seguiamo la rotta costantemente immersi nel paesaggio andino che ogni giorno ci fa innamorare di più di questo paese. Nei pressi del Canyon del Colca, sempre su altitudini intorno ai 4.500 metri, iniziamo a incontrare i primi tratti sterrati, ma la nostra moto non dà minimo segno di esitazione. Thank you.
la strada ci porta al Canyon del Colca, dove ci soffermiamo ad ammirare il volo dei condor, i veri padroni del posto. La prossima meta è la città bianca, Arequipa. Qui le condizioni della strada ci mettono a dura prova, ma di questo ne parleremo nella prossima puntata. Qua ragazzi abbiamo sottovalutato il problema dell'altitudine. Si passa da 500 fino ad andare gli oltre 4500 metri in poco più di 100 km di strada e il fisico non si abitua, diciamo, subito così velocemente. Ci vogliono dei giorni per farlo abituare a quelle altitudini. Ed è stata veramente un'impresa all'inizio. E non conta, ragazzi, l'età, giovane o vecchio, di mezza età, dipende dal vostro fisico. Noi ci eravamo portati dietro queste pasticche, sempre consigliate dal dottore, quindi se mai fosse consigliatevi con il vostro dottore, che si chiamava Diamox. È una pasticca che praticamente ti abbassa la pressione sanguigna, perché il problema è proprio quello: salendo di altitudine aumenta la pressione all'interno dei vasi sanguigni e ti fa male la testa o ti può far male la vista, puoi vedere sfocato, ed è quello che è successo a Valentina. Fortunatamente avevamo già previsto nel nostro itinerario la prima notte sulle Ande di andare a dormire sotto i 3000 metri, perché questa strada che va subito dopo Nazca va subito a 4008 ma poi riscende a 2900 metri in questo paesino dove abbiamo passato la prima notte sulle Ande. E diciamo, questo ragazzi è una cosa che vi consiglio assolutamente: se andate la prima volta sulle Ande, così non partite la prima notte a dormire sopra i 4000 metri, perché o avete un fisico molto particolare ed abituato o se no passate una brutta nottata. Qua le strade adesso ragazzi iniziano a farsi toste, soprattutto come avete visto nelle ultime immagini del video di oggi, ma questo ne parleremo nella prossima puntata. Grazie ancora di essere stati con noi. Mi raccomando, per noi ragazzi è fondamentale che se il video vi è piaciuto mettiate un bel like, iscrivetevi al nostro canale YouTube per non perdere tutte le prossime puntate. Ci vediamo nella seconda puntata di questo viaggio in Sud America. Ciao ragazzi!